Salve amici, sono Fabrizio Ducci, l'ideatore e l'autore del reality 12 Girls. Sono un pochettino emozionato magari in questo momento perché questo reality torna dopo 6 anni, pensate, 6 lunghissimi anni, 3 edizioni, 2009, 2010, 2011, l'ultima edizione. E voglio anche ricordare coloro che hanno vinto le edizioni precedenti, nel 2009 Mariella Pellegrino, nel 2010 Alessandra Galati e nel 2011 Selvaggia Roma, che molti di voi hanno anche potuto vedere recentemente su Mediaset in Temptation Islands. Parliamo ora del reality 12 Girls. Nei reality 12 Girls ci sono 12 ragazze, 12 ragazze che si sfidano per vincere un contratto di lavoro, per poi fare un calendario e anche altri lavori nel mondo dello spettacolo. 12 ragazze che si sfideranno, che vivranno insieme e che faranno delle prove inerenti al mondo dello spettacolo, delle prove anche attitudinali, delle prove fisiche e delle prove anche di cultura generale. Ma queste ragazze dovranno convivere per diverso tempo fra di loro e lo faranno in una location molto bella che poi comunque le ragazze scopriranno il giorno che verranno qui. Allora, questo reality è unico al mondo. Perché? Perché in questo reality non ci sono esclusioni. Tutte le ragazze iniziano e tutte le ragazze finiscono. E la vittoria viene determinata dai punteggi, appunto dai punteggi che le ragazze acquisiranno facendo le prove e dai punteggi che si sottrarranno, perché come negli altri reality, e anche per questo appunto è unico questo reality, si sottrarranno voti fra di loro al momento delle votazioni. Quindi la ragazza che gli sta antipatica, quella o quell'altra, potrà, fra virgolette, vendicarsi togliendogli dei voti. I voti sono il meccanismo importante per poi determinare la vittoria finale. Ma importantissimo sarà anche i voti che verranno dati e che verranno tolti dallo staff, uno staff completamente formato da donne, fra cui voglio ricordare la terza classificata nell'ultima edizione del reality di Miriam Farris. Poi ci sarà colei che presenterà insieme a me il reality di Susan Lillo, e poi l'attrice Giada Orlandi e poi l'altra attrice Alda Vuola, tutte quante persone che comunque nell'ambito dello spettacolo hanno lavorato e ognuna con esperienza. Ecco, appunto, tutti quanti noi poi determineremo anche con i nostri voti e quindi lo staff chi può vincere, perché potrà votare anche lo staff. Sarà fondamentale poi il televoto durante la programmazione del reality in TV, che ricordiamo sarà anche su YouTube, quindi sia su piattaforma web che su piattaforma televisiva. Sarà importante perché? Perché determinerà la vittoria poi il televoto di tutti gli amici, di tutti i conoscenti, di tutte le persone che seguono ogni ragazza, con poi dopo verrà illustrato come. Nel 2011 non esistevano i social in questa maniera così sviluppati, e cioè 2011 data dell'ultima edizione, della terza edizione, adesso sì. Quindi sarà fondamentale per le ragazze sicuramente essere molto presente sui social, farsi pubblicità, farsi conoscere, questo sarà fondamentale, e tramite questo farsi pubblicità proprio per chiedere il voto. Ecco, quindi sicuramente ci sarà una guerra, fra virgolette, all'interno fra le ragazze, ma anche fuori, dopo, per accaparrarsi più voti possibili, usando appunto i social e dicendo come votare. Quindi a questo punto io non posso che augurarvi buona fortuna a tutte quante voi che dovete fare ancora i colloqui, che farete colloqui, e coloro che parteciperanno a questo reality, e fare un saluto ai partner e agli amici che mi stanno dando una mano in questo momento, fra tutti Leo Todaro, il regista degli altri tre reality. Voglio ricordare la Fabio Miceli Communication, appunto Fabio Miceli, che è nella coproduzione, e tutti gli altri partner che via via poi conoscerete e che ringrazio anticipatamente. Ragazzi, allora, io vi aspetto, ragazze, vi aspetto
sarà un autunno molto caldo e un inverno ancora più caldo in televisione. Ricordatevi, Reality 12 Girls, vi aspetto a tutti. Ciao da Fabrizio Lucci.